E allora siamo live! Ciao ragazzi! Ora sembriamo i Blues Brothers, innanzitutto e Tutti dentro, però anzitutto. sì. Aspettiamo che qualcuno si connetta. Benvenuti, benvenuti in questo live. Qua siamo all'interno del nostro gruppo Performance Top. Vi ricordo che è il gruppo dedicato all'eccellenza fisica, crescita personale, sviluppo professionale, business. Insomma, La migliore versione di voi stessi, in sostanza. esattamente. E allora, questo live odierno ha un bel titolo impattante perché vogliamo darvi i quattro, diciamo, motivi per cui si ingrassa. Ok? Esatto. Quindi se sei grasso, lo sei per uno di questi quattro motivi o più di questi quattro motivi, va bene? Non lo sei per cause esterne, non lo sei per le condizioni di partenza genetica o roba simile, ma lo sei perché fondamentalmente ci sono quattro motivi. Però c'è una cosa positiva, che se sei grasso è colpa tua. E questo è positivo perché vuol dire che puoi fare qualcosa riguardo al tuo essere grasso. Se non Assolutamente fosse sì. colpa tua, non ci potresti fare nulla. Assolutamente sì, guarda. In senso che vogliamo essere propositivi, cioè se tu hai un problema genetico, un difetto di qualcosa a livello fisico, non puoi farci niente per Chiaro. sistemarlo. Ragazzi, cioè, se io ho un problema che nasco con un arto corto così e un arto lungo, ovviamente a livello per dire vai a fare una gara di bodybuilding, non vai a vincere. Il problema è quando ovviamente hai delle cose che sono preimpostate, per cui niente da fare, ma su queste cose, tipo l'essere grassi, onestamente, cioè avere un'elevata massa grassa, anch'io ci sono passato. Decisamente anch'io. Ok, ci puoi fare qualcosa. Se oggi abbiamo gli addominali squartati, siamo pronti per la gara al 5% di grasso, non vuol dire che lo sono sempre stato. Anzi, io ho avuto grosse difficoltà a scolpire il mio corpo a livello bodybuilding perché ogni volta che mettevo massa magra, ogni volta che crescevo, mettevo anche su del grasso in abbondanza, per cui non ho mai avuto una grossa esplosione muscolare e la possibilità di essere scolpito e muscoloso al tempo stesso. Penso che tu più o meno. Per me vale lo stesso, essendo stato per 12 anni un giocatore di football americano, l'importante era comunque mettere peso, non importava se non eri particolarmente definito, perché come dicevo, ai bei tempi, quando lo investi, lo lasci per terra, non devi fargli vedere la tartaruga, quindi Assolutamente. c'era anche tanta roba sporca addosso. È stato duro, il nostro percorso, sia il mio che di Mario, è stato parecchio duro, ma vediamo un po' di darti anche qualche consiglio, appunto. Tanto io qua ho fatto il mio spuntino, Esatto, un po' di latte, bere acqua. un bel po' d'acqua. Allora, ragazzi, primo motivo per cui siete grassi. Primo motivo, troppe calorie rispetto al vostro dispendio energetico giornaliero. Esatto. Attenzione, qua primo errore, non vuol dire mangiare troppe calorie in assoluto, ma troppe calorie rispetto al dispendio energetico. Cos'è il dispendio energetico? È praticamente l'insieme di calorie che noi bruciamo, uno per le nostre funzioni di base, che è il metabolismo basale, al quale si sommano le nostre attività quotidiane, che possano essere lo sport, possa essere scendere per andare a piedi al lavoro, lavorare stesso, eccetera, eccetera. Questo è il nostro consumo calorico, il nostro dispendio calorico. Esempio, c'è un ragazzo, mi raccontava un mio amico coach, che c'è un ragazzo che praticamente fa un lavoro molto manuale, fa il bodybuilder. Questo lavoro molto manuale, praticamente in fabbrica, gli porta un dispendio in 8 ore di circa 2000 calorie. Nel momento in cui si è infortunata una mano e non poteva fare più questo lavoro per qualche mese, gli ha dovuto non soltanto tagliare le calorie di oltre 1500, ma praticamente è cominciato a ingrassare lo stesso nonostante tutto. Quindi praticamente taglio alimentare e allenamento che continuava a fare perché riusciva a fare del cardio e tanto altro, nonostante tutto è ingrassato quasi a dismisura, cioè continuava ad avere fame e a mangiare perché ovviamente aveva un alto dispendio. Questo è il motivo per cui gli ex atleti, tipo lui, si ritira dal football, se non comincia a fare l'alimentazione e a stare anche ad allenarsi in maniera seria, bam, 20 kg. Quanti ex atleti conoscete che oggi sono ultra obesi? Io veramente tanti. Proprio perché smettono di fare lo sport che avevano un dispendio energetico pazzesco e ingrassano. Quindi, se tu in questo momento sei ingrassato tanti chili, ovviamente devi sapere che in primis hai assunto per troppo tempo troppe calorie rispetto al tuo dispendio. Esatto, dovresti iniziare a ridimensionarle per adattarle al tuo nuovo status, ecco, definiamolo così, sia metabolico che di attività quotidiana, attività fisica, attività giornaliera. Però, ma tutte le calorie sono uguali? In realtà no,
Una caloria, ecco, non è sempre una caloria. Si suol dire nel mondo, nell'ambito del fitness e della dieta, che tanto una caloria è una caloria. Però, in realtà, che questa caloria provenga da una proteina piuttosto che da un carboidrato fa davvero tanto la differenza. Infatti arriviamo al secondo errore, che è proprio quello di avere dei macronutrienti errati, i cosiddetti macros. Cosa sono i macronutrienti? I macronutrienti sono i carboidrati, le proteine e i grassi che compongono tutti gli alimenti che noi andiamo a mangiare. Non citiamo i micronutrienti, perché comunque i Quindi non micronutrienti, c'entrano vitamine, minerali, queste cose qua sono delle altre categorie, non hanno calorie. hanno calorie e sono importantissimi per le funzioni metaboliche. Anche di Fondamentali. quelli non va abusato, perché comunque è inutile assumere miliardi di pasticconi di multivitaminici, perché comunque anche un abuso di vitamine e di micronutrienti può portare ad altri problemi, ma questo esula dall'argomento di oggi. Quindi andiamo a vedere i macros. Calorie da grassi, proteine e carboidrati sono differenti. I Esatto. carboidrati sono fondamentali perché il grasso brucia al fuoco degli idrati di carbonio, quindi se non fornisci i carboidrati, il tuo organismo non ha zucchero cerebrale, non ha i carboidrati per allenarsi durante l'allenamento, cioè per spingere durante l'allenamento. Infatti, i muscoli vanno principalmente a glicogeno, ovviamente. E soprattutto non c'è pompaggio, non c'è pienezza muscolare. Nel bodybuilding e nell'estetica il carboidrato è fondamentale. Esatto. I grassi forniscono più del doppio delle calorie rispetto ai carboidrati, 9 kcal per un grammo di grassi rispetto alle 4 kcal di proteine e carboidrati. Carboidrati. Ma sono fondamentali per le funzionalità ormonali, per la lubrificazione delle articolazioni, per tanto altro, per cui anche quelli servono un certo apporto. Le proteine invece? Le proteine sono essenziali per il fatto che costituiscono la nostra massa muscolare, sono realmente i mattoncini, la struttura, l'impalcatura che ci tiene su. Tantissime, le proteine hanno tantissime funzioni all'interno del nostro corpo, non costituiscono solo la massa muscolare, costituiscono anche gli anticorpi, sono utili in tantissimi cicli metabolici e sono comunque importantissime, se stai seguendo e perché ti interessa migliorare il tuo stato di fitness, sono importantissime perché una caloria delle La quota proteica all'interno di una dieta si tende a perdere più peso, non tanto perché abbiamo eliminato carboidrati o grassi, ma quanto più perché appunto il nostro corpo consuma più energia già solo per digerirle. Esatto. A brevissimo, infatti, lanceremo un calcolatore avanzatissimo, un software che ti permette di calcolare i tuoi macronutrienti in maniera scientifica e ottimale, e vedrai la differenza nella tua alimentazione a parità di calorie. Ma aggiungiamo a quello che è il terzo errore. Infatti, il terzo errore riguarda non tanto la dieta, la nutrizione, ma l'allenamento. Qual è questo errore? Esatto. Fondamentalmente, chiunque voglia perdere peso, attenzione alle parole che utilizzo, chiunque voglia perdere peso, tendenzialmente inizia innanzitutto a tagliare le calorie quasi della metà, i più folli, e inizia a fare una cosa, a mio avviso, sbagliatissima, mettersi i calzoncini e le scarpe da corsa e iniziare a correre come un matto ogni giorno. Questa è Esatto. un'attività fortemente controproducente, senza entrare troppo nei processi fisiologici, eccetera, che può scaturire, devi sapere che l'attività cardiovascolare è un'attività che sul momento, magari sì, ti farà bruciare qualche caloria in più rispetto a una sessione di allenamento contro resistenza, per non dire con i pesi, perché puoi allenarti anche a corpo Anche a libero. corpo libero, Ti sì, farà bruciare infatti. magari un po' di più, però causerà una serie di reazioni per le quali tu non brucerai più calorie a lungo termine, perché se ti alleni a corpo libero con i pesi, eccetera, anche per il corso delle 24 ore successive continuerai a bruciare calorie, quindi il totale è a favore dell'allenamento contro Assolutamente. resistenza. Oltre a ciò, crei uno squilibrio a livello ormonale, che cosa che comporta? Un aumento dei livelli di cortisolo, che è un ormone che Ti fa ingrassare. ridurrai i livelli di testosterone, che invece è un ormone che Ti fa mettere su i muscoli e la massa magra. Quindi
Infatti, l'errore comune numero 3 è proprio questo: allenamento eccessivo cardio e allenamento poco o Quasi nulla a niente volte. contro resistenza, quindi corpo libero, push-up, squat, pesi, allenamento esplosivo, allenamento di forza. Quarto errore, invece, va introdotto, sono i Esatto. problemi ormonali. Questo, in realtà, dei quattro, è fondamentalmente l'unico su cui hai meno controllo. Ok, se tu hai problemi ormonali, in grossa parte li hai generati con la tua vita fino a quel momento attuale, e in parte genetica. Per cui sicuramente è il fix, cioè la correzione più lenta che c'è. Se hai problemi ormonali, ci perderai un po' di tempo a sistemarli. Ma i primi tre, troppe calorie rispetto al tuo dispendio, macros errati e allenamento errato, sono pienamente sotto il tuo controllo. Noi per questo nei nostri programmi di coaching in 90 giorni trasformiamo radicalmente una persona. Perché se cambi l'apporto nutrizionale, se cambi macros e li sistemi, e se cambi l'allenamento, smetti di fare cazzate e cominci a fare le cose giuste, il corpo si rivoluziona rapidamente. Sul Esatto. quarto punto, i problemi ormonali, la maggior parte delle persone ha poco controllo, ma spesso nemmeno se ne accorge. Però c'è da dire che, almeno che non sono problemi veramente gravi, in linea generale, la maggior parte della gente si risolve piano piano i problemi ormonali migliorando lo stile di vita. Esempio, l'ipotiroidismo, il diabete di tipo È 2, vero. queste cose qua si correggono con lo stile di vita. Ok, se tu mangi correttamente, perdi peso, inizi a assumere cibi a basso indice glicemico, pasti completi e Esatto. così via, il diabete di tipo 2 si corregge. Attività fisica e alimentazione sono la prima cura per il diabete di tipo 2. Poi è ovvio, se hai problemi ormonali seri, genetici, tipo il diabete di tipo 1, magari l'insulinodipendenza, se hai una tiroidite particolare, se hai un morbo di Crohn e così via, lì vabbè, diciamo che puoi fare qualcosa, puoi limitare i danni, sicuramente molto di più di non fare niente e fregartene, Esatto. giusto? Quindi, Valerio, riepilogherò un attimo le quattro chiavi e salutiamo i nostri amici. Quattro chiavi. Stai consumando o comunque un apporto di calorie sbagliato rispetto al tuo tipo di dispendio energetico, quindi sistemala, cerca di calcolare anche grossolanamente qual è la tua spesa energetica e regolati di conseguenza. E i macronutrienti. Esatto. Quindi la seconda sono la distribuzione di questi macronutrienti, quindi cerca un po' di capire se magari stai mangiando più di un macronutriente piuttosto che un altro, e vedi un po' quali sono i tuoi fabbisogni, e ricordati che a brevissimo lanceremo un calcolatore ultra specifico che ti aiuterà in questa impresa. Assolutamente. Il tuo tipo di attività fisica fa sì che l'attività fisica rispecchi il tuo obiettivo primario. Se vuoi dimagrire, avere un bel fisico e un bel tono muscolare, smetti di andare a correre come un folle ogni giorno sotto il sole con magari un paio di giubbottini addosso addirittura. Esatto, E le guaine per quarto, asciugare, perché salto di più e esatto, mi asciugo di più. il grasso Dicono esce così dai a pori. Palermo, è follia. Ragazzi, l'ultimo, Problemi ormonali. sì, i controlli ormonali sui quali hai un buon controllo, anzi direi anche un ottimo controllo se non sono problemi genetici che ti porti Quindi dietro. migliora il tuo stile di vita, miglioreranno Esatto. piano piano anche i valori ormonali e ovviamente puoi andare a monitorare tutto questo. Per oggi è tutto, avete scoperto i motivi per cui si ingrassa, quindi se sei grasso ovviamente chiediti il perché, esamina questi quattro problemi, questi quattro motivi e dici ok, c'ho il primo, il secondo, il terzo, il quarto, nessuno, dite stronzate, magari può essere che diciamo cose errate, non lo so, però fatto sta che questi motivi hanno fatto cambiare la vita di oltre 4.000 persone che abbiamo seguito negli anni, per cui per oggi è tutto, un saluto affettuoso da Mario, E da Valerio, ragazzi. ciao e buon weekend!